Alex, va, va.
carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di render gloria a Dio, Padre Onnipotente. Ascoltaci, o Signore! Per il Papa, preghiamo il Signore, per il nostro Santo Padre, il Papa Benedetto XVI. Il Signore, Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa, come guida e pastore del popolo santo di Dio. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli, preghiamo per il nostro Vescovo Francesco, per tutti i Vescovi, sacerdoti e diaconi, per tutti coloro che svolgono il mistero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Ascoltaci, oh Signore. Per i catecumeni, preghiamo per i nostri catecumeni, il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra la loro porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per l'unità dei cristiani, preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. Ascoltaci, oh Signore. Per gli ebrei, preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che un tempo parlò ai loro padri, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Ascoltaci, oh Signore. Per i non cristiani, preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Ascoltaci, oh Signore. Per coloro che non credono in Dio, preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. Ascoltaci, oh Signore. Per i governanti, preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore nostro Dio illumini la loro mente e il loro cuore, che cerchino nel bene comune, nella vera libertà e nella vera pace. Ascoltaci, oh Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Dove?